Buon pomeriggio a tutti. Prima visita del Patriarca di Venezia alla Mostra del Cinema. Allora, io le chiederei, eccellenza, ma questa giornata lei come se la sta vivendo intanto? È un po' emozionato o no? Ma sì, l'emozione c'è in tutti gli interventi che il Patriarca fa, certamente con un'attenzione particolare perché ritengo che il cinema sia un luogo dove si forma la cultura e soprattutto nella nostra epoca in cui è difficile dare spazio alla ragione, le immagini, i suoni, i colori incidono dal punto di vista emotivo e quindi anche spirituale, soprattutto direi sulle persone più sensibili e in modo particolare sui giovani. Da questo punto di vista il cinema di Ken Loach, che magari non è profondamente religioso, però ha un'attenzione profonda per l'uomo, è un cinema importante, no? Quindi forse questo premio viene dato anche quest'anno al regista giusto. Che ne pensa? Lo conosce Ken Loach? Le piace? Beh, io mi sono un pochino documentato nel conoscere la persona, mi pare che il suo impegno come regista corrisponda anche un po' alle sue radici storiche, è una provenienza di una famiglia che ha vissuto anche probabilmente le situazioni dei conflitti operai e quindi penso che sia un film che nasce dall'intimo di una persona. Sono contento e anche desideroso di conoscerlo e cercherò anche di inquadrare, secondo quello che io sono riuscito a comprendere, un po' il suo sforzo di regista. E concludiamo perché è importante un cinema dalla parte dell'uomo. Secondo me, ora più che mai, il cinema deve raccontare le vite delle persone, cioè al di là di persone che volano, supereroi, eccetera, forse deve proporre qualcosa in cui lo spettatore si possa riconoscere e magari in positivo. Che ne pensa, Eccellenza? Io penso che tutte le realtà, e quindi anche quella del cinema, sia chiamata a andare oltre gli stereotipi, quindi oltre quelle che sono certe immagini, forse create anche da certi media dell'uomo, per andare a recuperare un po' la realtà concreta dell'uomo che esiste e che quindi prova tanti sentimenti che vanno dalla frustrazione al dolore, alla gioia, e penso che quindi sia importante anche mettere in evidenza aspetti particolari. Mi sembra che l'impegno del regista Loach sia proprio su questa linea. E allora, benvenuta alla mostra. Grazie. Grazie.